Questo è il risultato una volta asciutto. Io ho dato due mani di vernice, l'ho lasciato asciugare tutta la notte giusto per sicurezza. Ora ha già un aspetto simile a un salvagente, però quello che ci manca da fare sono delle strisce bianche qui tra le asole, quindi dovremmo realizzare quattro strisce che in genere sono di colore bianco. Potrete procedere in due modi: o le verniciate, oppure potete procedere come procederò io adesso. Siccome io volevo farle luccicose le strisce, che andrò a metterle in questo modo, volevo che luccicassero, e piuttosto che andare a comprare una vernice glitterata mi sono ricordata di avere questo nastro a casa, che non era altro che uno scotch glitterato come quello che abbiamo usato per fare le cannucce, però purtroppo ha perso l'adesivo, cioè insomma è rimasto un nastro. Ma siccome mi dispiaceva buttarlo, perché come potete vedere è davvero molto luminoso, ho deciso di usarlo nel salvagente. Voi potrete decidere se fare le strisce bianche, quindi più vicine all'aspetto realistico, oppure dare un tocco di glamour. Ok, quindi cosa andremo a fare adesso? Prendiamo le nostre forbici, andiamo a... io taglio questo perché è l'inizio, e vado a prendermi più o meno la misura. Ok, la nostra misura è questa. Io taglierò un po' più lungo, giusto per essere sicura, anche perché andrò a fissarla con la colla a caldo, anche per fare più in fretta. Quindi ne taglio 4. E 4. Potrete usare il nastro del colore che preferite di più, quindi se trovate questi nastri che sono già adesivi vi basterà appoggiarlo senza fissarlo con la colla a caldo, oppure andrete, come vi ho detto prima, a verniciarlo. Quindi più o meno il centro è questo. Io vado a occhio, però se voi volete potrete prendervi il punto preciso. Metto giusto una goccia, non so se riesco a farvelo vedere, e vado e tengo premuto un po'. Appoggio questo, vedete che l'ho fatto più lungo. Se riesco a mettere a fuoco, ma... forse faccio prima così. Ok, quindi io l'ho fatto molto più lungo, quindi vado a tagliarne un pezzetto. Andrò a mettere una puntina di colla qui, anche una qui, per farlo stare fermo, non per altro, e andrò a sovrapporlo.
Vedete? Quindi. Io vi consiglio questa operazione di farla sul retro, perché tenendolo appeso la parte qui si vedrà la parte centrale e si vedrà anche la parte quella più esterna. Ok, mettiamone un altro insieme. Allora, mettiamo un punto di colla così. Andiamo a appoggiare il nostro nastro. Così. Giriamo. Prendiamo la misura. Tagliamo via l'eccesso, eventualmente. E mettiamo un altro punto di colla sul retro. E andiamo a schiacciare leggermente. Così. Ricordatevi di scegliere quale sarà il vostro davanti e il retro del vostro salvagente, in modo che se vi capita qualche imprevisto, che sbagliate o una sbavatura di colla, che può capitare, risulti sulla parte retrostante. Appoggiamo il nostro nastro. Giriamo. Prendiamo come sempre la misura. Prendiamo la nostra colla. Mettiamo un punto di colla. Appoggiamo. Ora, se riuscite a trovare il nastro come quello che ho usato io, prima vi ho detto di metterlo anche in altri punti, però vedete cosa è successo? Aspettate. Vedete cosa è successo? Si è bucato il nastro, quindi se usate questi nastri così, che come vi ho detto è uno scotch senza più, che si è seccato, dai, non mettetelo in più punti la colla, perché rischiate che succeda quello che è successo a me, cioè che sia fatto un buchino. Quindi se invece usate un nastro di stoffa, un nastro di raso glitterato, non dovrebbe accadere. Io questo metodo lo trovo più veloce rispetto a doverlo verniciare, aspettare che asciughi, così lo fate più velocemente e siete sicuri anche che il bordo venga perfettamente dritto. Nell'altra maniera dovreste esattamente segnarvelo o mettere del nastro, così fate prima. Ora, per terminarlo, non ci resta da fare altro che mettere la nostra corda. Ok, vi ho messo un pochino più in alto così riuscite a vedere meglio tutto il nostro salvagente e adesso andremo a inserire la corda proprio come se stessimo cucendo. Vi do un consiglio perché ho fatto vari tentativi nell'inserire la corda, quindi vi consiglio di inserire la corda sempre dall'alto. Dall'alto, dalla vostra parte frontale, quindi la parte che
vi piace di più, quindi non sul retro ma dal davanti. Vedete? Va da sopra, scende e poi la riportiamo sempre da sopra. In questa maniera mi è sembrato che la corda resti più in evidenza, altrimenti restava nascosta sul retro. Ok, arrivati a questo punto ci troveremo in questa situazione, cioè le due parti della corda che escono dalla stessa asola. Ora, teniamo un pochino più larga la corda tutto attorno, giusto così, in modo che non sia proprio tirata, ma sia morbida. Vedete? Resta leggermente morbida, ma non troppo. Quindi, cosa andiamo a fare? Proprio come in un salvagente vero, andremo a fare un nodo, semplicemente un nodo così. Il nodo lo tirate con forza, vedete? Uno. Questo è il secondo. Così. Ora starà a voi decidere se terminarlo così, che sarà quello che farò io, oppure decidere di sfilacciare, vedete, la corda che è composta da più fili. Ok, vedete, io ho sfilacciato la corda, vedete, ora qui potrete decidere se attaccare delle conchiglie o lasciarlo così. Aspettate se riesco a farvelo vedere, vedete, lo lasciate così, vedete, un po' così, come se fossero quei cosi delle tende. Ora qui potreste decidere se a ognuno di questi fili attaccare una conchiglia o attaccare magari anche degli oggetti di plastica che ricordino il mare. Oppure potrete fare come ho deciso di fare io. Questo era solo per farvelo vedere. Io ho deciso di tagliare. Così. Poiché voglio farlo il più simile possibile a un salvagente vero, però dandogli quel tocco in più che lo danno i brillantini nel mio caso. Ora, per evitare che qui si sfaldi, cosa facciamo? Per evitare che il nodo, per evitare che la corda si sfaldi, perché vedete inizia ad aprirsi, possiamo procedere in due modi. O tagliamo un pezzettino di nastro adesivo, questo è il nastro isolante, quello per i cavi elettrici, ne tagliamo un pezzettino e lo mettiamo qui. Oppure bruciamo leggermente la punta della corda. Ora, io volevo farvi vedere bruciandola, però ci ho ripensato, perché questo video potrebbero vederlo anche dei bambini e giustamente non voglio far vedere una cosa del genere, quindi vi faccio vedere la versione con il nastro isolante. Però voi tranquillamente a casa, se siete un adulto lo fate in autonomia, se siete un bambino chiedete a chi è adulto o altrimenti usate il nastro isolante. Quindi prendiamo un pezzettino di nastro isolante e andiamo semplicemente ad attaccarlo
in questo punto. Vedete? Così prendiamo la parte che si sta sfaldando, andiamo ad appiccicare così e facciamo così. In questo modo non camminerà più e comunque questa parte resterà sulla parte retro e quindi non si vedrà comunque. Alla fine del video vi metterò qualche foto e grazie per aver guardato il mio video e ciao!